Allora, Carpegna oggi si tinge di rosa dall'idea di un paio di ragazze di Carpegna che ci hanno lanciato quest'idea e in cui uniamo le passeggiate nella natura, spirito dell'experience, del Carpegna Experience, alla lotta per il tumore al seno. In collaborazione con l'associazione Andromeda Montefeltro abbiamo creato questa giornata tutta al femminile. Siamo molto contenti di questa giornata perché abbiamo avuto tantissima partecipazione da tutto il Montefeltro. Abbiamo oltre 60-70 partecipazioni da Macerata Feltre, Pian di Mereto. In totale siamo oltre 250, tutte donne che cammineranno, cammineremo con lo scopo unico di raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno. Grazie a tutti della partecipazione. Iscriveremo brevemente adesso, continuare il ritiro delle magliette. Oltre alla tantissima partecipazione femminile, dobbiamo ringraziare sicuramente anche due dottoresse dell'ospedale di Urbino, la dottoressa Manna e la dottoressa Guarino, che sono presenti oggi e appunto con la loro presenza rafforzano ancora di più, diciamo, la volontà della prevenzione e della sensibilizzazione per il tumore al seno. Vista questa manifestazione mi è proprio sorta la voglia di aderire con entusiasmo e per fare aderire più gente possibile io ho invitato tutte le donatrici ad iscriversi e la quota di iscrizione è a carico dell'Avis Alto Montefeltro e quindi ci sembrava un modo corretto per aiutare a sensibilizzare per un problema molto importante, qual è quello, no, della prevenzione e della cura al tumore al seno. Quindi una giornata bella, c'è anche il sole oggi e quindi speriamo che sia di buon auspicio per tante donne che magari in questo momento soffrono questo problema. La prevenzione è fondamentale per il tumore al seno, ma per tutte le patologie. Oggi è una bellissima giornata qui a Carpegna, nel cuore del Montefeltro, noi dedicata alla prevenzione e alla guarigione del tumore al seno. Noi ringraziamo innanzitutto le due associazioni del territorio, in primis Carpegna Experience, che sta organizzando bellissime iniziative dedicate alla natura, al paesaggio, all'importanza del movimento, e anche ad Andromeda, questa associazione del territorio con donne che hanno avuto il problema del tumore al seno e anche non. Una giornata importante, molto bella, dedicata alla prevenzione. Il tumore al seno è un tumore principale della donna, colpisce purtroppo una donna ogni 9 donne, però con anche una guarigione sempre più importante. L'88% sopravvive ai 5 anni e c'è una crescita della guarigione sopra l'1,5% all'anno. E colpisce quindi, abbiamo detto, molte donne, ma la guarigione è sempre più in aumento, e questo grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, allo stile di vita, quindi alimentazione, movimento, e oggi fanno proprio una passeggiata bellissima, e anche alla filiera molto importante che è data dalla donna, ma dalle famiglie, ma anche dal medico di base, medico di medicina generale, che è molto importante perché è il primo di solito che coglie dei segni importanti di cambiamento e deve essere capace e bravo rapidamente ad attivare la radiologia e la sonologia. Filiera, abbiamo detto, donna, medico di medicina generale, la radiologia, noi abbiamo un'eccellenza qui ad Urbino con la dottoressa Mann e la sua equip, la sonologia con il dottor Magalotti e tutta la sua equip con la chirurgia senologica, e l'oncologia, anche qui abbiamo delle eccellenze, c'è oggi con noi la dottoressa Guarino, la dottoressa Mann è con noi, e con l'oncologia poi di Urbino, col dottor Catalano, la dottoressa Ficarella, la dottoressa Emili, tutta l'equipe e lo staff. Per far sì che tutto l'incasso sia devoluto. Quindi la prevenzione è fondamentale, bisogna arrivare in anticipo, in tempo, è importante anche che ci siano presenti le istituzioni, in questo caso le istituzioni devono essere coinvolte e devono farsi coinvolgere, perché poi le criticità, una mammografia che ci vuole molto tempo come lista d'attesa, una equip come la Breast Unity nostra di Urbino, che è una grande eccellenza, vanno difese, e questo lo deve fare le associazioni, le donne, ma anche le istituzioni nelle sedi opportune. Il sindaco è autorità sanitaria, quindi nell'area vasta con i 60 sindaci della provincia si incontra regolarmente con la regione, che poi deve cercare di risolvere tutte le problematiche. Quindi anche come amministrazione comunale a Carpegna negli anni abbiamo realizzato parecchi incontri, realizziamo delle visite senologiche gratuite nel mese d'ottobre
con l'ANT, incontri di prevenzione, ne abbiamo fatti parecchi col dottor Pompei, col dottor Tizzi, col dottor Magalotti, ma anche su altre patologie, per esempio l'importanza del movimento e dell'alimentazione nella prevenzione del diabete, il corpo estraneo nel bambino, l'utilizzo del defibrillatore, quindi le manovre di BLS, quindi tutti incontri che l'amministrazione devono promuovere con i cittadini. Quindi da Carpegna, dal Montefeltro, ancora grazie alle due associazioni Carpegna Experience e Andromeda, un forte segnale molto chiaro dell'importanza di questa patologia, della prevenzione per arrivare poi alla guarigione. Un segnale molto forte, molto chiaro che mandiamo, quindi questo per noi è una giornata bellissima e ringraziamo anche Tele 2000 che è sempre presente negli appuntamenti importanti di Carpegna e del Montefeltro. Allora, dottor Luca Pasquini, medico di base di Carpegna, assessore alle politiche sanitarie e sociali del Comune di Carpegna. Poi nelle visite senologiche gratuite che noi realizziamo in ottobre, che faremo anche quest'anno con 40 donne il sabato mattina qui a Carpegna, è molto importante la visita senologica anche per scoprire un'eventuale patologia, ma soprattutto in queste visite si specifica bene l'importanza dell'ecografia e della mammografia, quando farle, e anche l'autopalpazione, l'autoesame del seno, che è fondamentale, come va fatto, in che periodo del ciclo va fatto. Va fatto per esempio tra il settimo e il quattordicesimo giorno del ciclo, e segnalare al proprio medico di famiglia, che ripeto diventa fondamentale, qualsiasi cambiamento, una retrazione del capezzolo, una secrezione, un dolore anomalo della spalla persistente, quindi qualsiasi segnale, segno che riguarda il seno, riguarda il territorio della mammella. Ecco, l'autoesame è un altro aspetto molto importante che oggi vorremmo evidenziare come fondamentale, assieme agli altri che ho detto prima, per arrivare in tempo ad una diagnosi precoce e quindi ad una guarigione che è sempre più certa ed è sempre più frequente. Benissimo, tutto perfetto. No. Serena e Miriam. Miriam, vieni qui. Beh, le ideatrici sono. Capito. Quindi... Beh, devo dire che manifestazione riuscita, il Montefeltro c'è, le donne ci sono ed è veramente sentito il paesaggio c'è. Tutto a posto, tutto perfetto, è venuto benissimo, anche giriamoci anche di là che c'è il sasso, facciamo vedere il sasso Simone, il nostro territorio. We'll be right back.
bravissimi, che noi vi mettiamo la canzone giusta, dedicato a tutte voi, un abbraccio a tutte voi da Cartella Experience. Braccia al cielo, grazie a tutte, state con noi oggi e ci terranno compagnia stasera, perché la serata parte adesso, Brave, brave, un applauso a tutte voi. È la sintesi di questa bellissima giornata spesa per il sociale. Noi qui di Carpegna Experience siamo veramente, veramente orgogliosi di aver organizzato questa giornata qui e abbiamo avuto quasi 400 iscrizioni di donne che hanno condiviso una difficoltà che può insorgere nella vita, ma la sintesi di tutto questo è che bisogna avere coraggio. Non bisogna mai sentirsi soli e soprattutto non bisogna mai abbattersi, è perché insieme si può fare. Non so se li conoscete, ma loro sono noti, sono degli artisti televisivi e poi ci faranno sentire qualcosa. Sono Fabrizio. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui nella mitica Carpegna, veramente un posto stupendo, meraviglioso. Sì, natura, è stata una serata bellissima. Abbiamo perso in oltre 10 kg dei nostri lipidi, diciamo. Speriamo di sgonfiarci. Ecco, con queste bellissime passeggiate con temi molto importanti come questa, diciamo. Non è vero, parente? Sono d'accordo perfettamente, bisogna farne di più di manifestazioni così importanti e sensibilizzare sempre più pubblico, quindi speriamo questo sia il primo di tanti anni. È stata una giornata magnifica, sì, insieme a questo gruppo nutrito di signore di tutte le età, e sì, così affiatate, sì, e così diciamo grintose, sì, per questo tema così importante. Sì, per questi temi sulla salute femminile. Siamo contentissimi di essere qui anche come testimonial a favore, diciamo, di queste manifestazioni che devono essere, speriamo, è il primo anno, quindi di ripeterlo tutti gli anni. Quindi questo è molto importante per sensibilizzare le persone, ecco. E sì, quindi anche in un posto magnifico qual è Carpegna, veramente, sì, parliamone alla volta perché penso possiamo parliamo anche in sincrono, okay, se vogliamo, sì, parente. Va bene, parente. Ok. Sì, e quindi è stata un'escursione bellissima. Sì. Diciamo, siamo passati sul lato il Monte Carpegna. E in direzione verso Pietralubia, è stato veramente stupendo, e c'erano persone di tutte le età. È stata veramente una cosa meravigliosa. Meliosa. E speriamo di ripeterlo anche quest'anno e di essere qui con tutti voi. Ecco.